Elettrodomestici, il più grande megastore expert della Puglia. Da sempre l'innovazione sposa la tradizione. Dal 1963 a Mesagne, zona industriale. Storico esordio in Eurocup per l'Enel Basket Brindisi dopo l'onorevole partecipazione all'Euro Challenge della scorsa annata. Derby italiano numero 106 nella 14ª edizione della seconda competizione europea per club. Dopo 2827 giorni, due italiane si sono ritrovate di fronte in Europa. Non accadeva dal 17 gennaio 2008 col match tra Vidi Vici Bologna e Montepaschi Siena, vinto dai toscani 77-64. Teatro del confronto tra Grissinbon Reggio Emilia ed Enel Basket Brindisi, quel Palabigi che dal 10 maggio di quest'anno ha ospitato ben 5 volte la formazione bianco-azzurra di coach Piero Bucchi tra fase regolare, playoff ed Eurocup. Ha vinto la squadra di Max Menetti 82-79, ma se avesse vinto l'Enel nessuno avrebbe gridato allo scandalo, perché i brindisini hanno ceduto soltanto nelle ultime battute dopo aver meritatamente controllato l'andamento del match con vantaggi apprezzabili e respingendo i vari tentativi di aggancio della Grissinbon. Il successo della pallacanestro reggiana è stato di fatto siglato da un superlativo Rimantas Kaukenas, autore di 17 punti in 30 minuti di presenza in campo, realizzati per lo più nell'ultima frazione. E per dirla tutta è stata la matura e collaudatissima coppia lituana Lavrinovic-Kaukenas ad evitare la sconfitta interna. Pugliesi sempre in vantaggio, più 7 nel primo quarto, più 2 all'intervallo lungo, più 5 alla fine del terzo periodo, meno 3 al 40esimo, conseguenza sì delle prodezze di Kaukenas, ma anche di qualche errore di troppo della squadra di Bucchi. È stato comunque un derby vivace e intenso. Risultato a parte, l'Enel continua a crescere, spera che Gagic e Milosevic raggiungano al più presto la migliore condizione, anche se con i suoi 13 punti, 6 su 9 da 2 e 8 rimbalzi, il pivot titolare ha fatto vedere cose interessanti, calando però nel finale del match. Una buona prova del gruppo, con l'ennesima conferma per David Cornu. Una sconfitta con un ritardo minimo dunque, che potrebbe risultare importante al termine di questo girone a 6 squadre. Mercoledì prossimo l'Enel incontrerà nel Palasport Elio Pentassuglia i francesi del Le Mans, superati in casa da Gran Canaria, prossimo avversario esterno dei biancoazzurri a Las Palmas. Ma in queste ore l'Enel è concentrata sulla super sfida del Palasera di Migni con i campioni d'Italia del Banco di Sardegna Sassari, in programma domenica 18 ottobre alle 20.45 con diretta Rai Sport. Le altre due italiane impegnate in Eurocup sono state battute in trasferta, di strettissima misura, 98-97 la Dolomiti Energia Trento sul parquet dell'Olimpia Lubiana, dopo un match equilibrato e vibrante, nettamente invece la Reje Rumana Venezia in Germania, nell'Arena di Ulm, 87-68. Eurocup, la prima volta per l'Enel Brindisi dopo l'esperienza in Euro Challenge, si va via dal Palabigi con una sconfitta ma con una bellissima prestazione. Sono d'accordo, perché la squadra ha fatto secondo me una bellissima partita, considerando che abbiamo incontrato la squadra più pronta del campionato italiano e una delle migliori del girone. Credo che possiamo uscire a testa alta da questa partita. Siamo consapevoli che abbiamo fatto errori alla fine, che dobbiamo cercare di limitare, però sono due mesi che stiamo insieme e quindi è chiaro che queste cose dobbiamo limarle lavorando in palestra, lavorando duro, però credo che questa partita possa darci convinzione, possa dare fiducia ai ragazzi. Soprattutto abbiamo anche limitato la differenza punti, che in Coppa è sempre abbastanza importante. Uscire solo con meno 3 da questa partita, tutto sommato, non dico che è un pareggio calcistico, ma quasi, un po' come l'anno scorso ci è successo in alcune partite di Euro Challenge. Limitare il passivo fuori casa è sempre buona cosa, e questo ci ha permesso alcune volte anche di passare il turno, il secondo in particolare, per differenza punti. E diceva giustamente il coach Gigio Cresta con noi in telecronaca diretta che Brindisi ha veramente condotto quasi tutto il match con una sorta di regia tattica che avrebbe meritato il premio della vittoria, tanto per essere chiari. Sì, mi sarebbe molto piaciuto, ti devo dire. Purtroppo non è arrivata, però
però credo che abbia fatto veramente una bella partita, ci brucia molto, questa però deve essere rabbia positiva che dobbiamo trasformarla appunto in palestra lavorando per cercare di sfruttare le altre occasioni. Io e te abbiamo sempre un impegno, valutare quello che fanno i piccoli, valutare quello che fanno i lunghi, i grossi. Gaggi ha fatto una partita nel complesso abbastanza buona, deve cercare di limitare le palle perse, peccato per Zarini che alla fine non ha chiuso la gara perché si è fatto male, ha avuto un problema muscolare, mi è molto dispiaciuto perché alla fine la sua forza difensiva sarebbe stata molto utile, è stato veramente straordinario all'inizio, ha canalizzato la partita dove volevo io e peccato per Zerini, in effetti, e Milosevic, sapevamo che era il quarto lungo, un giocatore che ci deve dare un contributo, speriamo che possa migliorare anche lui pian piano. Ricordi che domenica torni in campionato e vai a Sassari, niente male. Sì, bello perché incontriamo l'altra finalista del campionato, abbiamo incontrato una questa sera in Coppa, l'altra la incontriamo domenica. Direi che questo ci permette di crescere in fretta. Mi auguro che queste partite dure, perché sono gare dure in trasferta contro le finaliste del campionato, devono darci la consapevolezza dei nostri mezzi, ma soprattutto la forza di trovare gli spunti per migliorare. Stasera sicuramente l'abbiamo fatto, vogliamo fare un'altra buona gara a Sassari. Sergio Guido, assicurazioni in tutti i rami. Agenzia convenzionata con Carabinieri, Guardia di Finanza, Aeronautica Militare. Sergio Guido Assicurazioni, da 40 anni in buona compagnia. Brindisi, via Dalmazia 47. Apertura anche sabato mattina. Coach Benetti, intanto complimenti perché cominciare bene in Eurocup con un avversario storico ormai come l'Enel Brindisi certo non dispiace. Ma ormai non so neanche più, devo dire la verità, te lo dicevo prima che sai chiamarlo avversario perché io lo ricordo sempre anche per tipo, il rapporto che c'è con Piero ma con tutta la società. Pensare che 5 anni fa eravamo qui al tiro sbagliato a 3 punti di Maestrello e adesso siamo di nuovo qui a giocare una partita importante per l'Eurocup, credetemi che è una cosa di cui dobbiamo, io lo ripeto tutte le volte, siccome è più facile farsi ascoltare da Brindisi che magari da Reggio, è il contrario per Piero, è una cosa bellissima. Però sì, 2 punti importanti per noi, fatemi anche con l'augurio che tutte e 2 le squadre, sia noi che Brindisi, possiamo andare avanti, è quello che ho augurato a Piero, è quello che mi auguro anche per il basket italiano. Vittoria importante per noi. Hai un premio partita personale per Rimantas? Ma non è la prima volta che ce ne fa vincere una, ma oggi è stata una vittoria credo di collettivo, prima perché l'abbiamo cercato nel momento giusto e trovato nel momento giusto, ma oggi ho trovato tanti piccoli pezzettini, una partita molto difficile che poi ci hanno portato nell'ultimo quarto a portarla a casa. Conoscendo bene la tua correttezza, la tua lucidità d'analisi tecnica, sai bene che Brindisi avrebbe potuto farla sua questa partita. Assolutamente sì, sapevamo, i ragazzi mentalmente li avevamo preparati, in questo momento della stagione tutti e 2, sia noi che Brindisi, è lecito dire che non siamo preparatissimi ancora, ma soprattutto abbiamo così un vissuto entrambe le squadre che non è così lungo, Brindisi forse ha maggior ragione più di noi. Diciamo che Brindisi ha sfruttato al meglio anche la questione che aveva poco da perdere a questa partita naturalmente. Però conosco bene Piero, il suo sistema, sappiamo che la sua grande bravura è soprattutto quello così di mettere ingranaggi, sassolini in ingranaggi e non far giocare al 100% le squadre avversarie. Siamo andati a gara 5 in un anno dove siamo andati a gara 7 di finale scudetto, quindi lo sapevamo benissimo, però appunto per questo sono importanti i 2 punti. Allora, hai cominciato bene, Supercoppa, benissimo in campionato, hai battuto Enel in questo primo atto di Eurocup, un segnale ulteriore di Reggio Emilia a tutti, al campionato. Ma sì, di segnali è presto, nel senso che è evidente che la cosa principale è che abbiamo portato a casa un trofeo, che l'ho detto, no? Di cui che tutti lo valorizzano quando lo vincono e poi dopo tutti gli danno poca importanza quando però è stato perso. Per noi era importantissimo perché siamo Reggio Emilia, come credo che se l'avesse vinto Brindisi l'avrebbe valorizzato la grande. Non vogliamo dare messaggi, non ce n'è bisogno. Un campionato, allora, l'Eurocup, come per voi l'Eurocenner l'anno scorso, è una competizione lunghissima. Quindi non bisogna deprimersi per una sconfitta e soprattutto non bisogna esaltarsi per una vittoria. Noi l'anno scorso, facendo 2 sole vittorie nel girone, a 2 giornate dalla fine, vincendo, saremmo stati ancora in grado di passare il turno. Quindi ci vuole grande pazienza. E in campionato sono tutte dure. L'Enel ne sa qualcosa, ha giocato 20 minuti di grande sofferenza con Bologna e poi è andata via. Noi abbiamo fatto la stessa cosa per 3 quarti contro Avellino e poi siamo andati via. Insomma, è dura, ma intanto abbiamo portato... Intanto saluto, ciao Piero, in bocca al lupo. E intanto portiamo a casa delle soddisfazioni.
Con coach Gigio Gresta abbiamo commentato per TG Norba 24 in diretta dal Palabigi questo confronto europeo tra la Grissinbon e l'Enel. Quali valutazioni intanto sul risultato, Gigio? Ma valutazioni positive per entrambe le squadre, due squadre diverse, una che cerca il gioco più ragionato contro difesa schierata, cioè Reggio Emilia, dall'altra parte invece la buona difesa, l'eccellente difesa come sempre di Piero Bucchi, che innesca il contropiede del talento e dell'atletismo degli esterni dell'Enel. Quindi due squadre buone che giocano in maniera diversa ma molto interessante. Entrambe le squadre giocano a zona, Reggio Emilia ha giocato una 3-2, invece Brindisi una 2-3, quindi due squadre interessanti. Banalmente si potrebbe dire 38 anni e non sentirli, ma per Rimantas Kaukenas l'anagrafe è tutta un'altra storia, sul serio. In telecronaca l'abbiamo chiamato il 38enne 18enne più giovane d'Italia. La valutazione su Brindisi impegnata sul doppio fronte, quello di campionato e quello dell'Eurocup, una primissima e storica esperienza in questa competizione continentale dopo aver comunque partecipato all'Euro Challenge. Come gestire questo doppio impegno? Ma gestirlo Piero Bucchi lo sa fare perché ha fatto l'Eurolega e quindi lo sa meglio di me, ma sicuramente gestirlo attraverso una rotazione lunga dei giocatori, e la rotazione Piero la può avere attraverso lavori differenziati. Ovviamente non avere una settimana intera per poter preparare una partita crea da una parte difficoltà, ma dall'altra parte giocare così spesso ti dà il know-how nel campo, quelle cose intangibili che solo gli allenamenti non riescono a regalarti. Gigio, Grissinbon Reggio Emilia imbattuta in Supercoppa nelle prime due giornate di campionato e in Eurocup, un buon inizio per Max Benetti. Sì, siamo solo all'inizio, però sappiamo che Reggio Emilia è una delle candidate alla vittoria finale. Un buon esordio per l'Enel Basket Brindisi sul parquet del Palabigi, una partita praticamente controllata fino agli ultimi minuti, una grande prova per la squadra di coach Piero Bucchi. Ne parliamo con Alessandro Giuliani, che presumo sia a sua volta soddisfatto di quello che si è visto in campo, a prescindere dalla sconfitta. Sì, anche perché in Eurocup è importante perdere di poco, specialmente fuori casa. Peccato perché potevamo portarla via facendo qualche persa di meno e facendo un po' più attenzione magari a qualche loro azione dei due loro fuori classe, di Laverino invece di Kaukenas, però sono così, per cui sono bravi loro. Peccato, però è un buon inizio comunque di Eurocup, visto anche l'altro risultato. Mi sembra che l'Alba abbia perso abbastanza di brutto a Ludwigsburg, per cui sarà un girone molto difficile, molto combattuto, però di belle partite. Quello che è piaciuto moltissimo, l'approccio alla gara, la mentalità di Brindisi. Ma sappiamo che ogni anno il cambiare squadra, per motivi che purtroppo non possiamo fare nostri, significa ricominciare da capo, insegnare la mentalità, il modo di stare in campo, il modo di giocare nel campionato italiano, quest'anno ancora di più in Eurocup. Ci vuole un po' di tempo, oggi è andata bene, giochiamo domenica un'altra partita difficilissima, ricordiamo che oggi abbiamo perso contro il vice campione d'Italia e quelli che ha vinto la Supercoppa un mese fa, e domenica giochiamo contro il campione d'Italia, quindi sarà un campionato difficile e sarà una coppa difficile, però se giochiamo con questa intensità e con questa voglia e concentrazione possiamo fare nostro dovere. Abbiamo detto in telecronaca 5 sfide sul parquet del Palabigi tra fase regolare, playoff e adesso Eurocup, una storia infinita tra Reggio e Brindisi. Sì, due anni fa fu con Sassari, quest'anno e l'anno scorso e quest'anno è con Reggio Emilia, però vuol dire che ci siamo, perché se giochiamo contro le squadre più forti del campionato vuol dire che siamo qui. Sappiamo che è una squadra questa che invece fa della continuità negli anni dei giocatori il loro punto di forza, hanno delle risorse incredibili, però siamo contenti di questa partita, non culiamoci perché, ripeto, domenica abbiamo una partita difficile, siamo usciti dal campo con Zero che ha sentito un po' tirare un po' una contrattura e con Scotti che aveva ancora una palla a caviglia, per cui ci riposiamo oggi e poi ricominciamo venerdì a pensare a Sassari. Serietà, competenza, professionalità. Da 60 anni. Cisternino Preziosi. A Brindisi, in via Imperatore Augusto, Rione Commenda. Telefono 0831 58 21 58.
Il percorso comune tra Reggio Emilia e Brindisi si arricchisce di questa bella parentesi europea, al di là del risultato, si ritrovano due società legatissime ormai. Certo, no, due piazze legatissime, perché quando fai 5 anni lo stesso identico percorso, dalla promozione alla Serie A, adesso l'Eurocup, che è qualcosa davvero di speciale, al di là che oggi era un derby, chiamiamolo derby d'Italia, ci sta. Però vedremo tante altre realtà che aiutano ad aprire un po' anche la mente da un punto di vista proprio della cultura sportiva e anche della gestione delle aziende sportive. Purtroppo ci accomuna anche una mancanza di impianto, a questo punto direi clamorosa, però è inutile fare polemiche. Oggi godiamoci questo momento per tutte e due le società bellissimo, naturalmente per noi c'è anche una vittoria che poteva senza ombra di dubbio sorridere a Brindisi. Siamo stati bravi nel finale ad avere quel pizzico in più, forse anche grazie a un paio di giocatori, questi lituani, che non tramontano mai, per fortuna nostra. Non so quanti anni facciano insieme in due, però che bella conferma. Certo, sono grandi campioni, hanno l'esperienza dei veterani e l'entusiasmo dei ragazzini. Difficile mixare queste due qualità su giocatori poi anche molto bravi tecnicamente. Per fortuna loro hanno queste caratteristiche, si trovano molto bene in Italia con le loro famiglie, dunque giocano con uno spirito, con un entusiasmo che a volte fa dimenticare davvero la loro carta d'identità. A differenza di Brindisi non avete cambiato tantissimo. Sì, abbiamo cambiato l'asse play pivot, però, perché fuori Cinciarini, fuori Riccardo Cervi, però abbiamo dato tanta continuità ai Lavrinovic, Kaukenas, Oyar Silins, insomma sono un po' la spina dorsale di questi ultimi anni, di questa squadra. E non solo, abbiamo anche altri giocatori che sono, secondo me, Pekacek stesso, oggi non ha giocato, però credetemi, un ragazzo che noi proviamo a lanciare, anche l'anno scorso ha fatto la sua esperienza della Valle con noi da 3 anni, e oggettivamente quello che tu dici è vero, però abbiamo anche cambiato, nel senso che quando cambi il playmaker, quando cambi il pivot nel basket cambia tanto, diciamo che ci siamo adattati rapidamente. 3 esempi, Sassari, Brindisi, Reggio Emilia, 3 cicli, Meo Sacchetti, Piero Buchi e Max Benetti. Sì, siamo rimasti solo noi, se pensi che le squadre sono 16, la percentuale purtroppo è bassissima, però questo dimostra che laddove c'è qualità, perché non è che puoi solo tenere degli allenatori per dare continuità, ma devono essere anche bravi, dopo arrivano anche i risultati più facilmente o quantomeno hai meno variabili, e questo è molto bello, perché ricordo Bucchi riportarvi su immediatamente dopo la retrocessione, Sacchetti anche lui partire dalla 2 per arrivare a vincere uno scudetto, e Max vincere 2 coppe, 2 trofei, un'Europea come l'Euro Challenge e la Supercoppa, che per noi ha avuto un significato fantastico, al di là che non è di certo lo scudetto, però vincerla così a 2 mesi di distanza, a pochi mesi di distanza dalla finale, insomma è stato bellissimo. No, io penso che la continuità sia la parola chiave, noi ci stiamo provando e poi ci sono anche dei momenti che i cicli finiscono, però oggi ci siamo dentro e speriamo di allungarlo. Una bella partita combattuta, giocata anche con un metro arbitrale diverso da quello italiano, per cui bella consistente, con bei contatti, Brindisi con bella personalità che è venuta qua nonostante una squadra nuova a fare una partita solida, e Reggio Emilia che poi ha confermato tutte le cose buone che ha fatto non solo l'anno scorso nella continuità del lavoro ma anche all'inizio di questa stagione, rimanendo calma, aggrappandosi alle sue certezze e quindi poi vincendo la partita, però una bella partita per essere solo a ottobre. Bella partita intensa, diversa un po' dalla partita di campionato, squadra molto più intensa, molto più fisica, grazie anche all'arbitraggio che è totalmente diverso dal nostro, quindi sono state squadre molto fisiche, giocata bene da entrambe le squadre, chiaramente la differenza l'ha fatta Kaukenes gli ultimi minuti della partita con 2 giocate veramente da vero campione. Ha fatto molto fatica questa sera, perché Brindisi si è presentata qua al Bisi direi in ottima forma e con le idee chiare. Noi abbiamo fatto molta fatica soprattutto in fase difensiva, dove volevamo
essere aggressivi, ma solo nell'ultimo pezzettino, cioè sull'ultimo pick and roll. In realtà dovevamo essere più aggressivi sempre, come fortunatamente siamo riusciti a esserlo nell'ultimo quarto. In attacco abbiamo fatto un po' fatica, soprattutto nei primi due quarti, avere un equilibrio fra tiro da tre punti che tiro da sotto, soprattutto quando non fai canestro devi cercare di dare la palla un po' più sotto canestro ai nostri lunghi, che stasera hanno visto poco il pallone. Negli ultimi due quarti meglio, Lavrinovic mi sembra abbia fatto una decina di punti comunque da sotto e ha spostato un po' gli equilibri. Gino Bernardi, anche lui nel Palabigi per seguire questo derby d'Italia in Europa, in Eurocup. Una contesa incerta, appassionante. Brindisi ha veramente avuto la possibilità di vincerla. Sì, una bella partita. Brindisi, non dobbiamo neanche dire è stato in partita, ha condotto la partita, sì, per gran parte della gara. Poi Reggio Emilia ha avuto un momento, un sussulto positivo, è andato qualche punto avanti, poi la partita è stata incerta fino all'ultimo tiro. Direi un buon esordio per le due squadre italiane, che ovviamente meglio affrontare degli stranieri, però ogni tanto capitano anche questi derby in Coppa Europa. Ti segnalo un giovane interessante, Rimantas Kaukenas. Sì, purtroppo i fuori classe non hanno mai fine, poi improvvisamente un giorno si spegnerà, ma probabilmente deciderà di lasciare prima che questo giorno venga. Distante Elettrodomestici, il più grande megastore expert della Puglia. Da sempre l'innovazione sposa la tradizione. Dal 1963 a Mesagne, zona industriale.